Volevo sentire Bennato prima e poi Savonardo con una questione, un focus specifico, sempre in pochi minuti, sui linguaggi e le culture giovanili. Prego. Sì, grazie. Io in realtà sospettavo che qualcuno mi sgamasse nella mia presentazione alla plenaria, anche perché ovviamente alcune cose che ho detto, soprattutto per quanto riguarda il digitale come ultima, diciamo così, come ultimo capitolo dei libri di comunicazione, un po' diciamo così, per certi versi racchiude anche la mia esperienza, no? Perché a me di solito mi fanno sempre scrivere gli ultimi capitoli dei libri, e io sono contento, perché sono sempre quelli che dicono nel futuro succederà questo, eccetera, eccetera. Ma poi sicuramente perché avevo nelle orecchie, ovviamente essendomi formato anche con Mario Morcellini, fondamentalmente questa idea che la comunicazione è sempre stata molto snobbata all'interno delle scienze sociali. Quindi mai all'ultimo capitolo. Esatto, mai all'ultimo capitolo. Quindi in realtà una cosa su cui mi piacerebbe declinare questo concetto, e quindi sicuramente ringrazio Mario per aver colto il riferimento. Ma è una cosa, per voler dare una fisicità di tipo metodologica a questa problematica, mi verrebbe da raccontare la storia di come funziona l'algoritmo di suggerimento di Amazon, che è una cosa interessante. Il suggestion algorithm di Amazon è quell'algoritmo che fondamentalmente ci dice perfettamente quello che vogliamo nel momento in cui lo vogliamo. Noi abbiamo cercato delle robe, ne stiamo cercando delle altre, ci suggerisce delle cose, dice caspita, questa cosa è interessante. Infatti io nella mia esperienza personale evito di andare su Amazon quando ho la carta di credito all'inizio del mese, perché sennò me la suco tutta praticamente nelle prime due settimane. Allora, una cosa che ho studiato di quell'algoritmo è che l'algoritmo non è sociodemografico, cioè quando deve suggerire i prodotti non le suggerisce sulla base dei profili delle persone che stanno in quel momento effettuando le ricerche, come faremmo noi, no? Nel senso, io so il tuo sesso, la tua età, il tuo titolo di studio, le tue variabili sociodemografiche, rispetto a quello ti suggerisco dei prodotti. In realtà no, l'algoritmo di Amazon confronta liste, cioè se uno ha comprato un telefonino, un libro, una cover di un iPad, eccetera eccetera, dopo con una buona diciamo così probabilità riesce a capire quali sono i prodotti che potrebbero essere successivamente interessanti. Cosa vuol dire questo, cioè dal punto di vista concreto? È che noi stessi che studiamo comunicazione, ma che i processi sociali in senso lato, da una sociologia dei segmenti demografici dobbiamo passare a una sociologia degli stili di vita, cioè a quello che si dice dei lifestyle, no? Perché gli stili di vita in realtà hanno una logica molto diversa dal classico, fatemela dire in un modo vecchio, variabili strutturali con cui noi tradizionalmente abbiamo analizzato le tabelle a doppia entrata in Excel prima, esatto, e in SPSS poi. Cioè, guarda, questa cosa per me è molto interessante, perché per esempio negli studi sulla comunicazione si ragiona anche tuttora di audience, come è giusto che sia. Però c'è una moneta che sta diventando molto pesante e molto potente, che è la visibilità, che non corrisponde perfettamente con l'audience. Cioè tu puoi essere visibile all'interno di audience di nicchia e questa visibilità spenderla all'interno di audience invece che magari non ti frequentano ma ti riconoscono. Faccio un esempio altrettanto banale, cioè due cose che sembrano che non c'entrino niente. Salvini su TikTok, no? Se ne è fatto un gran parlare, no? Salvini su TikTok, ecco, ha colonizzato un nuovo spazio di comunicazione. Io me lo sono andato a vedere Salvini su TikTok, perché ho due account su TikTok, e io ho visto i commenti, anche perché adesso ci sono degli strumenti molto curiosi per tirare giù i commenti da TikTok. Prima non c'era, adesso c'è proprio una società italiana che per marketing ha fatto questa cosa. Salvini su TikTok è vero, è presente su TikTok, ci sono un paio di video molto visti, ma non avete idea come lo massacrano i ragazzi. Cioè è vero che ha un sacco di interazioni, ma è solo per dire ma che ci fai qua, non è il tuo spazio, ma che cosa mi stai raccontando, ma falla finita, ma aspettiamo pure. Esatto, se fosse vero questa polarizzazione sarebbero sardine digitali, cosa che invece non c'è questa coscienza di appartenenza di classe. Questo per quanto riguarda Salvini su TikTok. Un'altra cosa che adesso vi farà ridere, non so se sapete, è uscito da poco il film di una coppia che si chiama Me contro te, che hanno un bellissimo, per chi ha figli nella scuola elementare, un bellissimo canale YouTube con cui fanno, fondamentalmente si rivolgono a questi ragazzi. Il film di Me contro te, di cui giustamente voi non sapete minimamente chi siano, ha superato il Checco Zalone col suo Tolo Tolo. Allora,
cosa, diciamo così, e sono due ragazzi fondamentalmente che hanno un pubblico di tipo, potremmo dire, generazionale, no? Io mi ricordo che il momento in cui per mia figlia che fa le scuole elementari sono diventata un supereroe è quando sono riuscito a fare un selfie con Sio, non so se lo conoscete, Simone Albrigi, che è un altro molto visibile, diciamo così, fra i ragazzi che leggono i fumetti ma che stanno, diciamo così, sono nelle scuole elementari. Allora, questo cosa vuol dire fondamentalmente? Vuol dire che, allora, cosa vuol dire Salvini su TikTok che viene massacrato e me contro te che riesce a superare un fenomeno come Checco Zalone? Vuol dire fondamentalmente il fatto che noi abbiamo fino adesso lavorato sulla comunicazione con la logica della comunicazione, cioè quali sono le strategie di comunicazione basate su quella piattaforma o su quel tipo di audience. Dovremmo cominciare a riflettere invece sulla, fatemi fare il gioco di parole banale, sulla deontologica della comunicazione, perché una società in cui le interazioni sono basate su segmenti, non più segmenti demografici ma stili di vita, una società in cui vale più il sistema valoriale con cui gli strumenti di comunicazione veicolano, ha bisogno tanto di capire quali sono i valori sottesi a quelle strategie di comunicazione, valori proprio nel senso proprio, guardate, proprio banale, da manuale di sociologia della cultura classicamente inteso, cioè quali sono le cose in cui le persone credono e come queste cose in cui le persone credono si trasformano in comportamenti d'acquisto prima e poi comportamenti di comunicazione poi. Quindi secondo me, pur nel paradosso dell'accostamento, Salvini su TikTok che viene criticato e me contro te che non, di cui non sappiamo minimamente chi siano, se no quando diventano importanti, quando riescono a superare gli incassi di Checco Zalone, ci fanno capire che dobbiamo lavorare molto su questa componente di stili di vita e di valori fondamentalmente, di schemi valoriali, perché è il famoso paradosso per cui io magari non ho niente a che spartire col mio vicino di casa, mentre magari con alcuni contatti Facebook io ho molto più da spartire, che però magari sono distribuiti, sono da un'altra parte fisicamente. Quindi secondo me questa cosa dei valori, anche come linee guida, in realtà ci permette soprattutto di capire su quali basi si sta ricostruendo un aggregato sociale della società di massa che ormai da certi punti di vista possiamo dire che si sia completamente sbriciolato. Grazie.